Allora, quindi è ufficiale patteggiamento e multa di 718.000 euro, tra l'altro di un'oretta fa, reazioni a caldo, raga, non so chi vuole partire. Vai, partiamo, Simon, da Luca, partiamo da Luca. A me hanno detto che Elkan glieli porta a spiccioli da un centesimo. No, per favore, Luca, prego. Reazione a caldo per come si era messa la situazione, per quelle che erano le prospettive, credo che sia stato assolutamente la migliore delle ipotesi per la Juventus, perché si rischiava, dato la presenza nuovamente dell'articolo 4, un processo sportivo il 15 di giugno che sarebbe sfociato poi in una nuova penalizzazione. Quindi concludere questo nuovo filone dopo un anno veramente stancante, una stagione stancante, sei mesi veramente duri dal punto di vista extracampo, penso nella maniera più morbida possibile. E poi io ho una sorta di mia teoria, mi viene da dire che sia stata una sorta di accordo all'italiana, una sorta di accordo all'italiana in cui conveniva a tutti far così e ragionare su due filoni piuttosto che su uno indistintamente, perché per quanto mi riguarda ce lo spieghi meglio che non abbiamo capito. Sì, banalmente io ritenevo la Juventus molto più in difficoltà dal punto di vista degli stipendi, pensavo che potesse rischiare decisamente di più da quel punto di vista e meno da quello plusvalenze. Io avrei ritenuto più logico un'inversione delle due penalizzazioni, e quindi ci ritroviamo con la questione stipendi, secondo me che si conclude davvero nel migliore dei modi per la Juventus. 718.000 euro sono veramente nulla in confronto a quello che poteva essere. Chiaro. Simo? Ma sinceramente bingo, cioè finalmente possiamo tornare a parlare di calcio. Oddio. Soprattutto chi in questi mesi ha parlato tantissimo di processi, di accanimento, di persecuzione, di sentenze politiche, FIGC mafia, disdetta da zone, eccetera, soprattutto loro dovrebbero tornare a parlare di calcio. Abbiamo chiuso questa trafila, la classifica è definitiva, possiamo progettare per la prossima stagione, e abilissima mossa della dirigenza che strappa applausi anche da parte dei più scettici. Fino a stamattina o ieri sera molti juventini attaccavano Calvo per quell'acqua passata di domenica sera per Juventus-Milan, non avendo capito lì per lì che era ovviamente un'anticipazione di quello che sarebbe stato, cioè stavano trovando un accordo con la FIGC, era evidente che avrebbero patteggiato. È andata di lusso, perché questa è una sanzione che per quanto mi riguarda non sta né in cielo né in terra. Sostanzialmente si tratta di 1 milione di euro, detratto il 30%, ma è impensabile che la Juventus venga punita con 1 milione di euro per quelle che erano le accuse, come ci ha giustamente spiegato prima il direttore Vaciago, pesantissime e documentali, indiscutibili per quanto riguarda la manovra stipendi. Luca ha ragione, non è una sua teoria, cioè è la realtà, è la situazione stipendi. Sei anche tu d'accordo con questa erano cosa? Quattro processi in uno, sostanzialmente, due manovre stipendi più il resto. Era chiaramente più grave rispetto alle plusvalenze, per cui è stata una sentenza che, anche a giudicare dal trionfalismo di Gravina immediatamente... Mamma, Gravina è imbarazzante, ragazzi. Possiamo dire una sentenza, una decisione, prendo in prestito anche qui la parola del direttore Vaciago, una sentenza politica, una decisione politica, certo, che mette d'accordo tutti. In questo modo il calcio italiano, diciamo che è salvo, tutto a posto, si riparte, si possono progettare progetti... Attenzione! E attenzione, la prego, scusami Simo, ma abbiamo la storia del monarca. Allora, un'ora fa ci sarebbe la musichetta del circo qui. Oggi il calcio italiano è morto, mi è passata la voglia di seguirlo. Pensando di chiudere il canale YouTube. Attenzione, ma non molli monarca, non molli. Sarebbe pessimo perdere un analista tattico del genere, Manfred. Io non so questo commento a cosa si riferisca. Tra l'altro, Manfred, un secondo, roba segno. Seria. Mi segnalano che il titolo della Juventus è salito di 7 punti percentuali. Esatto. Guarda che lo stavo facendo vedere prima. Scusami, non è netto, perché credo non sia netto, perché o forse addirittura sarebbe più 11 lordo, perché c'era stato un down stamattina. Quindi, come ha preso tanta roba. La possibile chiusura del canale YouTube del Monarca? No, vabbè, ma non mi interessa. Io volevo dire un'altra cosa. Guarda pure quella dopo, Manfred, mi dicono. Aspetta, ce l'ho. Vai, falla vedere prima e poi dico la mia, vai. Il calcio italiano continua a essere una vergogna, che schifo. Qua ce l'ha con te, Manfred. Il presidente della Sverona, spero che il Milan, già qualificato in Champions, scenda in campo un po' distratto, come lo siamo stati noi contro di loro. Ma stavano vincendo 1-0, hanno dato l'anima, hanno dato il sangue. Ma che cazzo dice questo? Bellissimo.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, un punticino a Verona non farebbe male, prego, prego. La questione del patteggiamento va letta anche in un'altra maniera, perché tutti quanti non la leggono in un'altra maniera. Purtroppo non realizzano determinate situazioni. Allora, la questione del patteggiamento va vista che è andata più bene a loro che a noi. In quale, perché dico questa cosa? Con la situazione delle disdette TV, cari amici, la Lega ha perso un sacco di soldini, ma tanti soldini. Pensate che voi, gli ascolti fino a qualche mese fa erano intorno ai 7 milioni, i dati Auditel sono scesi a 4 milioni e 2, circa 4 milioni, con enorme perdita a livello economico e con enorme perdita a livello contrattuale dei prossimi diritti televisivi. E questo è da sottolineare. Perché dico questo? Perché la FIGC sa benissimo, o sapeva benissimo, che portare avanti un'altra buffonata del genere significava avere altre disdette sulle pay TV, significava non poter andare a trattare il rinnovo della situazione pay TV l'anno prossimo. Hanno chiuso la situazione, hanno salvato capra e cavoli, chiusa la situazione. Questa è la pura verità sulla questione patteggiamento. Chi non lo vuole capire, lo capisce. Non attenzione, c'è... attenzione. Io sono d'accordo. Se posso. Prego. No, intanto mi risulta che i dati Auditel delle partite della Juventus sono sostanzialmente inalterati, o al massimo c'è stato un calo che rispecchia assolutamente il calo di accessi all'Allianz Stadium, dove non si riesce più a fare un sold out, e quello praticamente è un disinteresse nei confronti della Juve. Adesso vediamo quando arrivano le scadenze degli abbonamenti annuali. Nei confronti della Juve, quando arrivano le scadenze degli abbonamenti annuali, deve ne rendere. No, ma lascia stare gli abbonamenti annuali, se si sta sbandierando il calo di giornata. Perché dovresti lasciare stare? Perché io so che tu hai portato avanti una situazione contro la disdetta delle situazioni da zoo. Lo sanno tutti. No, io non ho fatto nessuna disdetta una volta, mi sembrava una mossa politica. Si sapeva che l'unico modo per combattere questa ingiustizia era quello di colpire nella tasca. Li abbiamo colpiti nella tasca. È il patteggiamento di oggi. A me sembra una rivendicazione che ricalca un attimo così le iniziative mafiose. Ti faccio un ricalco. No, sì, perché invece la FIGC si è comportata normalmente, secondo te, giustamente. No? Sì, lo faccio finire. Si è comportata normalmente fino ad oggi. Poi, sentenza politica con tanto di sbandieramento da parte di Carina, che mi è sembrato tutti veramente imbarazzante. Cioè, qui significa... Ma d'altra parte il presidente della FIGC dice che dobbiamo difendere il brand Juventus, ma chi è il presidente della Juventus? Grazie al cazzo che dice che dobbiamo difendere il brand Juventus, lui lo sa che la Juve mantiene la Serie A. Terminare sui dati da Zon, perché hai detto un'inesattezza ed è giusto che il pubblico sappia. I dati da Zon sono in calo per quanto riguarda gli ascolti generali, ma per quanto riguarda gli ascolti della singola, i dati sono disponibili su Auditel, chiunque lo può controllare, per quanto riguarda gli ascolti delle partite della Juventus, il calo è molto inferiore in percentuale rispetto alla tendenza di calo sugli ascolti in generale. Questo cosa significa? Che se il calo degli ascolti dovrebbe essere un segnale di disdetta, degli juventini, e com'è che le partite della Juve continuano ad essere guardate? Chi le sta guardando? I tifosi dell'Inter? Dunque, secondo te un calo da 7 milioni a 4 milioni non è c'è, un calo il calo generico di cui stai parlando non riguarda la Juve. È un calo cioè, generico. Non riguardano la Juve. La tendenza va bene, è un calo generico. È un caso. Facciamo così. Più che un'iniziativa caso. Disdetta da Zon, che è un'iniziativa vergognosa, che è stata portata avanti in maniera indiretta anche da qualche giornale, in maniera scorretta nei confronti di Da Zon e di Sky, è un'iniziativa che ha fallito. Poi se ha funzionato è un bel problema, perché significa che c'è qualche juventino che sta sbandierando un ricatto riuscito nei confronti della FIGC. Io non ne andrei fiero, perché è una cosa a parte che allora, morale, ma direi cioè, squadra. Tu stai parlando di ricatti meglio, dopo quello che hanno fatto la Juve. Meglio dopo quello che hanno fatto la Juve da centro in su. Meglio dire che è andato tutto a posto. Tu stai parlando di ricatti dopo quello che hanno fatto la Juve. Ma stiamo scherzando? Che cosa? Ma stiamo scherzando? Tu parli che il tifoso juventino ha fatto dei ricatti dopo quello che ci è stato detto ma a noi. Ma era palese il ricatto, scusate. Che tu viene a dire esci dalla Superlega o non partecipi più alle coppe. Questi sono ricatti. Non una disdetta a un abbonamento che poi mi devi dire perché un tifoso juventino avrebbe non dovuto disdire da Zon per vedere un campionato dove prima ti danno 15 punti, poi te li tolgono, poi te ne danno 10. Si chiama giustizia sportiva. Allora, se non si ah, bella
dalla giustizia sportiva. Sì, sì. Bene la sanzione, ve la prendete, ve la prendete con chi ci ha costretti a questo? Questa è Andrea Agnelli. La giustizia sportiva è finito il mondo. È finito la responsabilità di Andrea Agnelli, dove la mettiamo? Allora. Calmo un attimo. Guarda Luca Toselli come è pagato, come è tranquillo. Luca è completamente finito di parlare di queste robe. Io ho parlato di queste robe nel mio video, quindi se volete vi dico un attimo la mia assolutamente un po' sì. Più calma. Oltre a invitarvi ad andare a vedere il video, come di tutti i nostri ospiti, canale YouTube, eccetera, eccetera, spammateli, prego Luca. No, io questa è ovviamente un'opinione, non ho idea di questi dati, non li ho visti. Io penso semplicemente che sia stato un discorso di convenienza per entrambe le parti, perché da una parte abbiamo la Lega, che secondo me deve mettere in preventivo che una stagione con delle penalizzazioni pesanti di partenza per la Juventus già nel prossimo campionato può portare il tifoso a disinteressarsi, certo, sì, del prodotto che è il calcio venduto in Italia, e sicuramente senza il tifoso il calcio perde degli introiti, questo credo che sia assolutamente logico e legittimo, e quindi da una parte loro erano preoccupati per questa cosa tanto quanto dei vari ricorsi della Juventus, perché Juventus avrebbe potuto fare un ricorso al TAR. Sarebbe stata una roba infinita, Luca, veramente. E sarebbe stato, esatto, una roba infinita che ci si portava avanti. Dall'altra parte la Juventus che cosa c'ha? C'ha la possibilità di chiudere tutto qui e oggi, nella maniera in cui dicevo prima, secondo me la più rosea assoluta per la Juventus, con comunque la procura che ha in mano dei documenti, delle cose pesanti che sarebbero state tirate fuori il 15 di giugno, e dato che c'era ancora una volta l'articolo 4 interno a tutto il discorso, si poteva incorrere nuove penalizzazioni. Quindi da una parte io vedo la Lega preoccupata per salvaguardare la credibilità di un campionato che quest'anno, l'hanno detto un po' tutti i protagonisti, da quelli della Juve, da quelli contro Juve, è stato un campionato falsato dal punto di vista sportivo, perché non si è mai giocato in una vera e propria classifica reale. E dall'altra parte la Juventus, che per concluderla qua si sono venuti incontro. Io la vedo molto una volontà da ambo le parti di chiudere una pagina sportiva che secondo me è stata gestita molto molto male. Chiaro, allora, un attimo. Allora, visto, scusate, sì, prego, prego. Intervengo per una cosa che non c'entra niente con la Juve. Allora non intervengo. No, una cosa importante però. Prego, prego. Sono stato bloccato dalla chat. Sbloccatemi. Chi godo. È godo. 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 Ma perché non sei abbonato? No. Perché non sei abbonato? Ma come sono? Sono abbonato, come no? Ah, hanno notato Ciccione? Sì, ma no, ma no, sei stato sospeso. No! Come a scuola, come a scuola. È stato qualche romanista. Allora io pretendo di sapere, escano fuori i nomi adesso. I nomi, sono d'accordo. Che in chat il moderatore si prenda la sua responsabilità e si faccia avanti immediatamente. Va a prendere provvedimenti. Attenzione, perché archiviata questa cosa qui, la Juve ripartirà da zero e secondo Momblano al 26% ripartirà da Vincenzo Italiano. Sì, vabbè. Che sarebbe un pupillo. Ma Momblano di è quello di Guardiola, vero? Per favore, rispetto per il grande Momblano. Rispetto per il grande Momblano. Allora, porca troia, chat. Sembra tra questi due la scelta, eh. Ci sono voci che Giunto li stia spingendo per Italiano, dicono F, no? No, 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 ci siamo, mi era crashato, no, StreamYard, okay, as always. Ok, ci sarebbe di anche la storia di ieri del cognato di Bonucci, ve la faccio sì, di Bonucci. Sì, che dice: mai visto un talento così spiccato nel trovare alibi, riferito a Max Allegri, se volevo vincere tornavo alla Juve, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, parto da Avsim sul vecchio, sul nuovo allenatore. Pensi di essertene liberato, Simo? Sì. Allora, se mancava qualcosa, forse mancava di far arrabbiare John Elkann. Le dichiarazioni post-tempo, le dichiarazioni post-Milan, le ultime dichiarazioni sono state ritenute evidentemente inaccettabili, perché non puoi presentare l'immagine ai tifosi, agli investitori, agli sponsor di una Juventus che non sarà capace di vincere l'anno prossimo. I soldi li hanno messi, le strutture, gli investimenti, il personale, c'è tutto ed era tutto a disposizione, tutto questo per nascondere un evidente fallimento che ha in Allegri il principale responsabile e in Agnelli prima di lui, visto che l'ha rimesso.
Non mi trovo solo, ma naturalmente se si tratta adesso di tirar fuori dei nomi, poi vedremo, magari lo sbagliamo tutti, ma non mi trovo con, non tanto con le percentuali, ma con il fatto che ci siano solo quei tre nomi lì, perché invece a me risulta che ci sia una buona possibilità di Zidane ad oggi. Se ne fa la conference? Zidane, tra l'altro dico, a livello di tempistiche, questo patteggiamento accelera molto le cose. Io mi aspetto esonero di Allegri lunedì mattina prima delle 9 e annuncio tabellino di marcio prima delle 9. Allora, prima delle 9 esonero perché prima che apra la borsa in mattina fu fatto così con Sarri, anche se era sabato, però comunque fu fatto così, quindi colazione lei perché semplicemente non c'è più niente da aspettare. Ma ha una giornata alla fine Simone? No, lunedì e dopo la partita. Ah, ok, lunedì dopo la partita. Io non voglio farmi fatti suoi. Nella settimana mi aspetto, ovviamente io non lo so se succede. No, di solito lei a che ora fa colazione, solo questo. No, molto prima. Ah, ok, quindi No, poi infatti mi devo far trovare pronto se sarà così. E poi già in settimana, prima della finale di Champions, mi aspetto l'annuncio del nuovo allenatore, mentre per Giuntoli, secondo me, si va dopo la finale di Champions. Quindi è fatta anche per Giuntoli, Simo? Per me Allegri 100% fuori, Giuntoli 100% in, allenatore non lo so, in questo momento sembra in pole position Zidane.